La storia in giallo, un programma di Antonella Ferrera, regia di Adalberto Fei. Victor Tausk. Voleva sparire dalla faccia della terra e la storia ha assecondato il suo desiderio. Victor Tausk nasce nel 1879 in un paesino della Slovacchia, da genitori ebrei con i quali si trasferisce prima in Croazia e poi a Sarajevo. Studiare medicina è il suo sogno, ma richiede troppo denaro, è così che decide di diventare avvocato. La necessità di guadagnarsi da vivere tuttavia costringe il giovane Victor a lavorare come giornalista, una professione che egli giudica degradante. A Vienna conosce Marta, intellettuale marxista convinta, che sposa quasi subito e da cui ha 2 figli. Ma il matrimonio dura pochi anni. Marta, per Victor, non è abbastanza autosufficiente da farlo sentire a suo agio accanto a lei. Amo solo la gente libera. Quelli che dipendono da me minacciano la mia indipendenza. Perciò io mi prendo la rivincita e quindi mi rendo colpevole verso coloro che mi hanno fatto del bene. Voglio farmi strada da solo, nel modo in cui mi spinge la mia natura, senza nutrire false ambizioni e sentimenti ambigui. Victor lavora come avvocato, con un'evidente propensione per le cause perse. Dopo la separazione si stabilisce a Berlino, dove decide di cambiar vita. Scrive qualche dramma, compone qualche poema e ritorna al giornalismo, ma le difficoltà finanziarie continuano ad assillarlo. Nel settembre del 1907, la prima crisi. Gli viene diagnosticata una predisposizione ereditaria ad atteggiamenti psicopatologici. Per rimettermi in sesto ci vorrebbero soldi, piaceri e successo. Il cuore è nervoso, i polmoni sono pieni di catarro. Devo cercare di avere idee chiare e di controllare i nervi. Così scrive alla moglie, mentre in preda a un grave esaurimento fisico e morale, decide di farsi ricoverare in una clinica. Faccio delle passeggiate e cerco nuovamente di avvicinare il mio spirito alla natura. Tutta la mia vita passata non mi sembra altro che la premessa di questo terribile crollo. Sto ancora lottando e cercando di divenire forte e indipendente, ma mi trovo a brancolare nel buio. Post scriptum. A un autentico nevrastenico, le idee si chiariscono di sera. Solo i medici hanno facce intelligenti, i pazienti hanno tutti l'aspetto di topi avvelenati e di muli. Non mi sottopongo a nessuna cura. I giorni seguenti debbono essere strazianti per lui. A poco, la malattia si manifesta in tutti i suoi aspetti. Idee ossessive, depressioni profonde, senso di pesantezza al capo e stanchezza. Tanta stanchezza. Victor Tausk ha soltanto 28 anni, ma si sente un relitto, mortalmente stanco e nauseato di questa vita. Dopo un paio di mesi, un altro repentino cambiamento, decide di tornare a Vienna per conoscere Sigmund Freud e lì passa rapidamente dalla condizione di paziente a quella di terapeuta. Scegliere Freud significa entrare nel circolo più esclusivo delle città, ma a quel tempo vuol dire anche votarsi ad una causa. E ciò richiede un'adesione totale alle idee e al carisma di Freud. Victor può contare però sull'appoggio personale del maestro che, oltre a mandargli clienti, gli presta del denaro. Alla ex moglie Victor scrive: ciò che accadrà ora, solo Freud e Dio lo sanno. Nell'autunno del 1912 giunge a Vienna Lou Andreas-Salomé. Per quanto sia stata avvenente in gioventù, Ora, a 51 anni, la bellezza non è più la sua dote principale, ma possiede una straordinaria capacità di identificarsi con gli uomini e in particolar modo con quella parte creativa di essi più soggetta a dubbi interiori. Quando entra nel circolo di Freud, il legame intellettuale fra i due è, da subito, fortissimo. Freud le scrive: «Gentile signora, non so se le sue abitudini possano conciliarsi con un incontro dopo le 10 di sera. Il mio tempo libero non ha inizio prima di quell'ora. Ho sentito la sua mancanza alla lezione di ieri. Fissavo come stregato il posto vuoto che era riservato a lei. Con i miei omaggi, suo devoto Freud». Freud, sotto il profilo della seduzione, è inconquistabile. Ha 56 anni, una moglie e 6 figli. È sistematico, meticoloso, e non potrebbe mai tollerare lo scompiglio che un rapporto del genere riuscirebbe a creare. E poi non è che la sessualità lo interessi in modo particolare. Molti anni più tardi lascerà scritto di aver nutrito un'ammirazione immensa per Lou e di esserle stato molto affezionato, senza la minima traccia di attrazione sessuale. Ciò che lo seduce, invece, è il fascino di quelle che egli chiama donne narcisistiche. Tramite Lou, egli è in contatto con lo spirito di Nietzsche, che la donna in passato aveva respinto. Non potendo avere il maestro, Lou sceglie Victor, il suo allievo più brillante. Tausk è bello, uno slavo focoso e dinamico che ha 18 anni meno di lei. Nasce così una specie di triangolo, non il primo per Lou. Ed è proprio allora, in coincidenza con questa relazione, che Freud cominciò a vedere in Tausk un rivale, non tanto per la gelosia. Dice a Lou: «È intelligente e pericoloso, sa abbaiare e mordere». In effetti ha una bocca aggressiva, i denti bianchissimi fanno grande spicco sul volto, soprattutto quando ride. Ma Tausk, soprattutto, è un allievo con aspirazioni intellettuali troppo autonome. Tenta infatti di allargare i suoi studi fuori dal campo prefissato da Freud, intuendone e precorrendone gli interessi. Da qualche tempo lavora anche in una clinica psichiatrica, ed è lì che Victor entra in contatto con i primi veri malati, gli psicotici. E qui si consuma, almeno formalmente, la prima sotterranea rottura col maestro. E così Freud scrive a lui: 31 gennaio 1915, Vienna. «Cara signora, lei è indomabile. Non considero le sue osservazioni sul narcisismo come obiezioni, bensì come stimoli. So che il tema del narcisismo le è divenuto familiare anche per via del suo interessamento ai lavori di Victor Tausk, ma per me le sue lucubrazioni erano assolutamente incomprensibili. Il suo interesse per lui mi ha indotto a fare ogni sforzo per capirlo, ma con lui non sono approdato a nulla. La saluto cordialmente e la ringrazio per la sua discussione così pertinente e stimolante. Suo devoto Freud». Frattanto è scoppiata la guerra e con essa i clienti cominciano a scarseggiare. Nuove difficoltà per Victor. Il suo rapporto amoroso con Lou si è ormai interrotto da tempo, e poi Freud è sempre più sospettoso nei suoi confronti. Victor ormai è diventato il problema Tausk. E così Lou annota nel suo diario: «Ieri Freud ha fatto cadere la conversazione su Tausk e abbiamo parlato a lungo di lui. La stessa cosa più tardi, ed era quasi l'1:30 quando mi ha accompagnato a casa. Stasera e poi ancora dopo cena, Freud ha di nuovo discusso del problema Tausk». Un'altra volta scrive: «Freud agisce in perfetta buona fede quando attacca così aspramente Tausk». E poi: «Solo ora capisco tutta la tragedia dei rapporti di Tausk con Freud. Cioè, ora mi rendo conto che egli affronterà sempre gli stessi problemi in cui Freud è impegnato, senza mai allontanarsi da lui per farsi un po' di posto. Non si tratta di una coincidenza, ma è la prova del suo farsi figlio, con la stessa violenza con cui egli odia il padre per questo». Intanto Victor viene richiamato sotto le armi. Un altro cambiamento, un nuovo crollo nella sua vita. È assegnato in qualità di psichiatra militare alla guarnigione di stanza a Lublino, dove riprende a scrivere e a difendere i più deboli. Finita la guerra, Vienna è nel caos. Tausk, sulla soglia della quarantina e nella miseria più nera, torna da Freud per chiedergli un aiuto che gli viene negato. Non solo, Freud lo indirizza ad una giovane allieva, Helene Deutsch, che ha 5 anni meno di Tausk ed ha la sua prima esperienza di analista. È un insulto che Victor, tuttavia, ingoia. Elena, tra l'altro, è in analisi proprio da Freud. Di nuovo un triangolo, anche se nessuna relazione nasce fra Tausk ed Elena. La Deutsch è dell'avviso che Tausk sia afflitto soltanto da una nevrosi in parte imperniata su Freud, poiché si rivela una persona espansiva, dinamica, allegra. Ma le sedute, dopo 3 mesi soltanto, hanno termine. È Freud, infatti, che chiede a Helene di fare una scelta. Se intende continuare l'analisi con lui, deve abbandonare definitivamente Tausk. Una nuova bruciante umiliazione che Victor ancora una volta accetta. Nel marzo del 1919 chiede a Freud di analizzare Marius, il proprio figlio maggiore, ma nemmeno questa richiesta viene esaudita. Il maestro ha chiuso definitivamente con lui. Vienna, 2 luglio 1919. Chiarissimo professore, la prego di scusarmi se non posso essere presente alla riunione di oggi. Sono impegnato nella soluzione dei problemi cruciali della mia vita e non voglio che la sua presenza mi porti a desiderare di fare ricorso al suo aiuto. Forse sarò ben presto libero di accostarmi di nuovo a lei. È mio proposito mostrarmi meno nevrotico possibile. Inviandole cordiali e rispettosi saluti, con gratitudine, suo Tausk. È un mercoledì, giorno particolarmente significativo, perché è dedicato alle riunioni della Società di Psicologia. Ma quel giorno Tausk non si sente di presenziare e scrive a Freud per giustificare la sua assenza. In effetti l'indomani mattina dovrebbe recarsi a chiedere la dispensa matrimoniale per sposare Hilde Löwi, una pianista di 16 anni più giovane di lui. Victor stava cercando di mettere ordine alla propria vita sentimentale, macchiata da un matrimonio fallito e da una serie di relazioni anche appassionate, finite nel nulla. Questa volta però aveva deciso. Avrebbe sposato Hilde. Tausk, quella sera, cena assieme al figlio Marius, che ha già 17 anni, e poi si congeda da lui dicendogli: non ti preoccupare per me. Più tardi incontra Hilde ad un concerto, ma non si sa che cosa si siano detti. Sono le prime ore del mattino del 3 luglio 1919. Victor è seduto alla sua scrivania e sta scrivendo. Caro professore, la prego di prestare aiuto alla mia amatissima fidanzata, la signorina Hilde Löwi, la donna più cara che abbia mai incontrato. Essa non le chiederà molto, poiché le sue risorse interiori le consentiranno di essere ancora felice. La ringrazio per tutto il bene che lei mi ha fatto. È stato molto e ha dato un senso agli ultimi 10 anni della mia vita. La sua opera è originale e grande e io prenderò congedo dalla vita cosciente di aver fatto parte di coloro che hanno assistito al trionfo di una delle più grandi idee dell'umanità. In me non vi è melanconia. Il mio suicidio è il gesto più sano e decoroso della mia vita fallita. Non ho da rivolgere accuse a nessuno. Il mio cuore è senza risentimenti. Anticipo solo di un po' la morte naturale. Spero che lei viva a lungo, in salute, forte e operoso. La saluto calorosamente. Suo Tausk. La prego, segua anche i miei figli. Di quando in quando. Sulla scrivania, sigillate, ci sono altre 2 lettere, una per Hilde e il testamento, con un minuzioso inventario di tutti i suoi beni, per lo più libri. Mentre termina di scrivere, sorseggia un po' di Slivovitz, quindi si annoda intorno al collo il tirante di una tenda, punta alla tempia la pistola d'ordinanza e preme il grilletto. Gli saltano le cervella e, cadendo dalla sedia, rimane strangolato. La versione ufficiale è che Victor sia morto a causa di disturbi nervosi causati dagli anni di guerra, ma tutti sanno che non è così. È Freud in persona a scrivere il lungo necrologio elogiativo, distaccato, in realtà feroce. Eccone alcuni passaggi. Fra le vittime, fortunatamente poche di numero, chieste dalla guerra alla psicanalisi, dobbiamo annoverare il dottor Victor Tausk. Quest'uomo di raro talento si è tolto la vita prima della firma della pace. Aveva 42 anni. Chi lo ha conosciuto bene ha potuto apprezzare il suo carattere schietto, l'onestà e la superiorità di una natura caratterizzata da un grande desiderio di nobiltà e di perfezione. Egli non mancherà di essere ricordato degnamente nella storia della psicanalisi e delle sue prime battaglie. Lou Andreas-Salomé viene informata con un certo ritardo della morte di Tausk. Freud, nel comunicarglielo, si lascia scappare alcune frasi tragicamente rivelatrici. Devo confessare di non sentire veramente la mancanza di Tausk. Già da tempo l'avevo giudicato inutile, una minaccia per il futuro. In qualche occasione ho avuto modo di gettare un'occhiata sui fondamenti delle sue superbe sublimazioni e lo avrei lasciato perdere già da un pezzo se lei non lo avesse innalzato tanto ai miei occhi. La risposta di Lou, pur sorpresa dalla freddezza di Freud, è ugualmente lapidaria. Caro professore, la notizia che lei mi ha dato mi è giunta completamente inattesa. Povero Tausk, gli volevo bene, credevo di conoscerlo, non avrei mai e poi mai pensato che potesse suicidarsi. Non risposi alla sua ultima lettera come a tante altre precedenti, e aveva ragione quando un anno fa mi scrisse: nessuno è disposto a sedere allo stesso tavolo con un disgraziato, neppure tu lo hai fatto. No, neppure io. Tausk, lucido nella sua disperazione, semplicemente si autoeliminò. Diede precise disposizioni perché i suoi manoscritti fossero distrutti e così scrisse nel testamento: mi tolgo quella vita di cui ho fatto sistematicamente scempio fin dalla fanciullezza. Il mio talento è troppo esiguo perché possa sostenermi. La consapevolezza di non poter contrarre con gioia un nuovo matrimonio è il vero motivo cosciente del mio suicidio. Addio madre, fratelli, sorelle e amici. Vivete meglio di me, cari figli. Dimenticatemi presto. Tutti. Siamo qui con lo psichiatra Piero Rocchini e con la psicanalista Rosa Camerino per parlare del suicidio di Victor Tausk. Su questo suicidio, ma anche sulla vita di Tausk, si sa molto poco. Tutta la letteratura sulla sua vita è scarsa di notizie e c'è qualcosa che sfugge in tutto questo. Lei cosa ne pensa, dottoressa Camerino? Io penso che non sapremo mai quanto poteva essere importante Tausk per le teorie psicanalitiche, perché un po' lui ha deciso di non lasciarci niente, un po' è stato tutto abilmente insabbiato, perché tutti gli storici che si sono interessati di fare delle biografie su Freud hanno abilmente taciuto su questa cosa, quindi non ne sapremo mai abbastanza. L'ultimo è nel 69, tal Paul Rausen, che ha documentato questa fine, ha provato a raccogliere una serie di documenti, è stato abilmente messo a tacere anche dalla figlia Freud, che stava per denunciarlo, quindi se ci fossero poi state delle cose interessanti o meno non lo sapremo. Di sicuro però ci sono delle critiche abbastanza forti da poter fare, se non altro su questo insabbiamento. A parziale discolpa di Freud si può dire che fu appurato che Tausk soffrisse di disturbi depressivi, però Freud ha influito certamente sulla scelta finale del suicidio. Il fatto di passare un paziente rapidissimamente dal ruolo di paziente al ruolo di terapeuta non è che deponga un granché bene, anche se evidentemente all'epoca c'era da dar spallate per creare spazio a una nuova teoria molto poco accettata anche per i suoi discorsi sul piano della sessualità. Ricordiamo l'epoca in cui questi venivano fuori. Ma in tutto questo forse dovremmo anche utilizzare questa occasione per vedere il nostro presente. Nella situazione attuale noi viviamo frequentemente la difficoltà di trovare terapeuti che forse dovrebbero essere pazienti e pazienti che forse dovrebbero essere terapeuti. Non esiste una selezione vera, non esiste, diciamo, un cursus honorum con verifiche esterne. E allora perché non cogliere l'occasione di Tausk per cominciare a dire: ma chi dovrebbe fare la selezione di chi poi va a mettere le mani nel cervello di qualcun altro? Perché indubbiamente il potere che ha uno psicoterapeuta nei confronti di un proprio paziente è enorme, assoluto. Freud è la dimostrazione che appunto non c'è un'imparzialità, tra l'altro, nei confronti dei pazienti. E come si domina il sentimento che si viene a provare verso un proprio paziente? Ci può essere il sentimento anche di antipatia. Come si fa se siamo un paziente antipatico? Questo è davvero difficile, perché tra l'altro, non per scusare Freud, ma oggi siamo un po' più avvertiti di questa difficoltà. Ormai sono 100 anni che se ne parla. Lui ancora non aveva ben calcolato tutte le implicazioni che potevano nascere in questo rapporto così intimo e così profondo tra terapeuta e paziente. In realtà lui è partito convinto di fare della psicanalisi una scienza della natura, quindi di poter dividere tutti i componenti di una personalità e arrivare al nocciolo. In realtà questo può farlo un chimico, può farlo un chirurgo, ma quando si tratta di persone è molto più scottante, è materiale che scotta davvero. E quindi noi oggi siamo più avvertiti di lui, ma non siamo comunque fuori da questo rischio. Come si fa a gestire? Questo è davvero difficile, perché poi penso che dipenda, come tantissimo di quel che riguarda la nostra professione, dalla personalità dell'analista. Ognuno usa un po' le proprie armi, quelle che usa nella vita porta anche nel lavoro, non c'è una ricetta. Ecco, nel caso Tausk e Freud bisogna dire che è uscito l'uomo Freud con tutte le sue debolezze, e forse anche vanno ricercate nel rapporto, nel triangolo che si era venuto a creare fra Freud, Lou Salomé e Tausk, dove fra Lou Salomé e Freud c'era un rapporto di tipo intellettuale e invece fra Tausk e la donna di tipo sessuale. Forse rientra anche l'orgoglio di maschio? Intanto facciamo un primo distinguo. Sapere non significa essere saggi. Sicuramente Freud aveva grosse capacità intuitive, sicuramente Freud aveva grosse cognizioni in campi molto vasti, ma era un saggio? Non lo so, non mi sentirei di dare un giudizio. Come nota personale devo dire che le difficoltà maggiori che ho avuto nel fare psicoterapia non le ho trovate con pazienti magari anche schizofrenici, ma proprio con presunti terapeuti che chiedevano supervisioni, che chiedevano formazione, che pretendevano di avere un ruolo di potere soltanto perché avevano acquisito nozioni, ma sul piano umano erano rimasti i bambini di partenza, con tutte le loro paure e contraddizioni. Il suicidio di uno psichiatra colpisce più di ogni altro, forse perché allo psichiatra ci si rivolge quando si sta male, quando si è depressi, e lo si vede come un superuomo che tutto può. Qual è la casistica nella vostra categoria di questi fatti? Si suicidano gli psichiatri? Sì, e a quanto pare anche abbastanza. Qualche anno fa leggevo, non ricordo nemmeno dove, di come categoria fossimo quella a più alto rischio di suicidi e di separazione. La cosa mi aveva abbastanza colpito e qualche tempo fa ho trovato su un testo un elenco di ben 18 suicidi intorno a Freud, tra allievi, amici, psichiatri dell'epoca. Sì, si suicidano, ci suicidiamo, anche sembriamo essere una categoria particolarmente a rischio, forse perché... Quali possono essere le motivazioni che spingono il psichiatra al suicidio? Motivazioni estremamente personali o correlate all'attività svolta, cioè il contatto con i depressi, con i matti in genere? Non so bene quanto si possa distinguere. Mi viene in mente uno dei più recenti suicidi eccellenti, quello di Bettelheim nel 90, ma che a un certo punto la personalità è una, si fonde, la persona col lavoro che fa, soprattutto un lavoro particolare come il nostro. Come fare a distinguere quanto è dovuto alla professione e quanto alla personalità? Ma secondo quello che hanno lasciato scritto, coloro che si sono suicidati, non appare, non emerge. No, che io sappia non c'è niente di particolare. Lei cosa ne pensa, Rocchini? Lo psichiatra che tutto può col proprio paziente, uscito dalla propria stanza, molto spesso non può assolutamente nulla. E in questa contraddizione tra due situazioni estreme spesso nasce la crisi più profonda. Indubbiamente poi intervengono anche situazioni familiari. Molti che si sono avvicinati alla nostra professione hanno scelto questa via per compensare proprio situazioni familiari e personali. Quindi ovviamente se la professione può aver dato soddisfazione, ma soltanto e unicamente sul piano professionale, sicuramente non ha risolto le questioni del personale e del banalmente quotidiano. C'è poi una terza categoria che considerare comunque con occhio completamente diverso, e cioè di chi sceglie di uscire dalla vita, nel senso che non sempre il suicidio va considerato un elemento patologico o espressione di un conflitto inaffrontabile. Può essere la tranquilla uscita di scena di chi pensa di aver tutto dato e di non aver più nulla da dire, cioè esistono anche i suicidi dei saggi, e questo direi di non dimenticarlo, perché forse la coscienza religiosa che abbiamo attualmente ci impedisce di prenderne visione e spesso ci spinge a considerare patologico e intervenire con le armi con cui si affronta la patologia anche in ambiti che non hanno assolutamente nulla di patologico. E Tausk quale via ha scelto? Tausk con chiarezza esprime la volontà di legare a qualsiasi costo a se stesso Freud. Non c'è riuscito attraverso la propria vita, tenta di farlo attraverso la morte. Si conclude qui anche questa puntata della Storia in Giallo, nel ringraziare gli ospiti in studio e tutti voi che ci avete seguito da casa. Antonella Ferrera vi saluta e vi ricorda il prossimo appuntamento con la Storia in Giallo, che è per domenica 17 novembre naturalmente su Radio 3. Victor Tausk era il protagonista di questa puntata de La Storia in Giallo, il programma di Antonella Ferrera a cura di Patrizia Todaro. L'attore protagonista era Giulio Scarpati ed accanto a lui abbiamo avuto Francesca Muzio, Luca Dalla Bianca, Loredana Martinez e Alfredo Pea. Ricerche di Marco Chiaravalle, musica originale di Alessandro Molinari, realizzazione tecnica Alfredo Baiocco e regia Adalberto Fei.